Vince per 3-0 il Romentino Cerano al Comunale contro il Pavarolo, un Romentino Cerano molto pungente che ha segnato ogni qualvolta si è presentato di fronte al portiere avversario. Ha creato gran gioco invece la squadra ospite, la squadra avversaria, ma non ha punto. Al quarto minuto dalla sinistra Cochis, il suo tiro lambisce il palo più lontano, Pavarolo vicinissimo al gol già al quarto minuto. Al quinto Causin a terra in area, Bisesi, rigore per i padroni di casa, tiro centrale a mezza altezza trasformato dal Salsano per l'1-0. Al nono minuto c'è una punizione di Salsano, respinge con i pugni il portiere Cuppone. Al quindicesimo Fiolo da due passi, respinto il suo tiro su colpo di testa. Al diciannovesimo Salsano dalla destra, gran botta, alza in angolo il portiere Cuppone. Al ventitresimo il raddoppio, assist di Eliseo per Malaspina, tiro violento che si insacca appunto per il raddoppio dei padroni di casa. Al ventisettesimo punizione per gli ospiti con Zarmian, respinge il portiere Zenoni. Nella ripresa, al nono minuto Bisesi il suo tiro è respinto da un difensore. Al trentesimo triplicano i padroni di casa, azione da manuale, Ottino in rovesciata di Tengorang e palla in rete ad opera di Malaspina di testa che elude l'intervento del portiere. Al trentacinquesimo si salva in angolo il Pavarolo su tiro di Jem Tengorang. Finisce appunto 3-0 per il Romentino Cerano contro il Pavarolo.